Amici dei motori, buongiorno. Siamo presso la scuola di pilotaggio Harry Monro sul circuito di Magione per un avvenimento importante. Il collaudo iniziale di un progetto che semplifica la guida di una monoposto. Rispetto a chi? Rispetto ai diversamente abili. Già soluzioni erano state introdotte per la guida, ad esempio nella categoria del superturismo, e per collaudare questa innovazione tecnologica abbiamo con noi Giulio Valentini, che salutiamo. Buongiorno Giulio. Buongiorno, buongiorno a tutti. Costretto alla sedia a rotelle da un brutto incidente, in che ambito Giulio? Io prima facevo motocross e un sabato pomeriggio durante un allenamento feci una cavolata su un doppio salto e purtroppo da quel giorno lì non ho più l'uso delle gambe. Ecco, dalla moto all'auto, quando ti è stato proposto questo passaggio, la reazione? Diciamo, all'inizio, subito dopo l'incidente, per me era una cosa inverosibile poter guidare una vettura, perché quando prima quasi non mi bastavano mani e piedi per poter guidare un'auto, pensare di poterlo fare con le sole mani mi sembrava una cosa impossibile. Poi dopo invece ho visto che è una cosa fattibilissima anche grazie a chi come Guido Simplex ci studia sopra da anni e anni. La scuola piloti Harry Monro, probabilmente una delle più importanti scuole per piloti a livello europeo. E sono qui proprio con Harry Monro, che abbiamo il piacere di poter sentire su questo progetto che in qualche modo avete caldeggiato, avete assistito o no? L'idea è partita da me addirittura circa 25 anni fa, e all'epoca non c'era tutta questa elettronica, e l'ho interpellato dalla stessa società, la stessa ditta, e dicevano che no, sul monoposto è impossibile di farlo. Ho riprovato un'altra volta 10 anni fa e ancora l'elettronica non era arrivata, hanno detto no, è monoposto, non c'è lo spazio, il problema del monoposto è la mancanza di spazio. E recentemente ho avuto il piacere di conoscere Giulio Valentini, e lui ha vinto il campionato italiano con un Alfa 147 e mi diceva no, adesso con l'elettronica dovrebbe essere fattibile, e mi ha presentato al titolare della Guida Simplex e sono andato giù e abbiamo parlato, e l'idea interessa molto a loro perché questo non è mai stato fatto da nessun parte del mondo. Questo è il primo monoposto nel mondo equipaggiato con i comandi per i paraplegici. Che veicolo si tratta? Si tratta di un Migal a 1.800 di cilindrata che pesa 450 kg e eroga 155 cavalli, c'è un buon rapporto peso-potenza, una vettura che raggiunge a Monza ad esempio quasi 280 km orari. Siamo con Antonio Patti, che è il tecnico della Guido Simplex, la società che ha sposato questo progetto e lo ha realizzato. Quali sono state le difficoltà che avete incontrato nella realizzazione di questo dispositivo tecnico che apre nuovi orizzonti alla guida di vetture sportive per persone disabili? Le maggiori difficoltà le abbiamo incontrate nel piazzamento dei componenti che formano il dispositivo nel suo completo. In quanto lavorando, diciamo, su una monoposto, gli spazi sono limitati. Ecco, quali sono state le diverse fasi, i diversi step della progettazione? Ma inizialmente abbiamo dovuto trovare gli spazi giusti per i vari componenti del dispositivo. Poi la realizzazione, intanto in fase prototipale, del volante multifunzione, dove abbiamo praticamente remotato i controlli dei vari dispositivi, quindi del freno a gestione elettronica, della frizione a gestione elettronica e dell'acceleratore, anch'esso elettronico. Immagino che tutto questo sia avvenuto tenendo sempre ben presente quali sono i criteri di sicurezza a cui ci si richiama in questo tipo di competizioni, ad esempio anche la possibilità per il pilota di uscire dalla vettura in un tempo predeterminato, no?
Ma chiaramente le difficoltà che abbiamo incontrato nella realizzazione del volante è proprio questa: il volante deve essere comunque facilmente rimosso proprio per consentire la fuoriuscita del pilota. La procedura è quella standard che richiede, come sempre, la sicurezza innanzitutto, quindi l'allaccio delle cinture che assicurano il pilota al posto di guida, e poi l'ultima cosa che sarà montata è proprio il volantino, che come vedete è complesso. Nel suo aspetto esteriore ricorda un po' quelli che siamo abituati a vedere in Formula 1. Certo, è molto più complesso proprio perché comporta e comprende tutti i comandi che abitualmente in un altro tipo di autovettura sono distribuiti in maniera diversa, dal freno alla frizione al cambio naturalmente. E a questo punto ti chiedo le sensazioni all'interno di questo prototipo. Sono sensazioni innanzitutto bellissime e particolari, diciamo. Per chi come me viene da esperienze in vetture di turismo, dove comunque sia anche lo spazio è ben maggiore, è una sensazione particolarissima sedersi al volante di una Formula. Però sono sensazioni che spero che quanta più gente possa vivere, sinceramente. Dopo i primi collaudi con Giulio Valentini, si è giunta l'esperienza di un grande pilota, Alex Zanardi, diventato, dopo il terribile incidente del 2001, l'icona dell'automobilismo spinto ai massimi livelli, anche per chi non è normodotato. Alex, con grande tenacia, ha saputo reagire e colmare un gap che sembrava escluderlo per sempre dal suo mondo, dove invece è rientrato in breve tempo e con grandi risultati. Al campione bolognese abbiamo chiesto cosa è cambiato dal 2003, anno del suo rientro sulle scene motoristiche, ad oggi, nell'accesso alle corse per i diversamente abili. Tecnicamente non credo molto, di fatto però è cambiato sicuramente lo stato d'animo. E l'atteggiamento di certi diversamente abili verso il nostro sport. Magari una persona si sente costretto a vivere questo sport, questa disciplina, soltanto da appassionato, poi vede Zanardi che fa quello che riesce a fare e dice: caspita, ma se c'è riuscito lui, allora ci può essere una strada anche per il sottoscritto. Ecco, il fatto di avere una scuola di pilotaggio di esperienza come quella di Henry Morrog, che mette a disposizione anche una monoposto per tentare la strada del pilota, diventa un ulteriore passo in avanti. Riuscirà questo dispositivo a spianare definitivamente la strada, magari anche in Formula 1, ai piloti con deficit motori? Sarebbe già un fatto estremamente positivo se rendesse la cosa più accettata a livello di educazione, a livello di opportunità per chi magari le corse in automobile si sente costretto a viverle soltanto da appassionato, seguendo alla televisione, invece magari vede un'opportunità per mettersi alla prova, perché capisce che evidentemente il limite fisico può essere superato attraverso una serie di dispositivi che appunto, come in questo caso vediamo, sono stati messi a punto. Arriva il momento della prova. Ecco un giudizio sull'abitacolo. L'abitacolo di una monoposto è ovviamente molto, molto piccolo e ci sono questioni, implicazioni di carattere aerodinamico che si scontrano con invece le necessità del pilota di operare nel miglior modo possibile nel momento in cui deve fare tutto quanto con le mani. È indubbio che ogni pilota poi dovrà sicuramente trovare la disposizione dei comandi che preferisce, ma quello che conta è evidentemente arrivare a produrre dei comandi che diano appunto al pilota la possibilità di gestire il freno e l'acceleratore nel modo adeguato, perché poi di fatto non è il piede che decide quando è ora di frenare o di accelerare, ma è il cervello che dà questo input, quindi si tratta soltanto di trovare il modo per fare arrivare il comando a destinazione.